Sono stata subito colpita quando il direttore artistico mi ha chiamato per illustrare il suo progetto pianistico di quest'anno. Quindi, infatti, ogni esecutore invitato a questo Mito 2022 esegue un solo compositore, si dedica a lui. E nel momento in cui io ho detto che avrei avuto piacere a fare Scriabin, è rimasto colpito, un po' sorpreso, e ha accettato subito la sfida, forse perché magari nessuno gliel'aveva proposto, e quindi ne sono stata felicissima, perché sono davvero contenta di poter esporre e far conoscere questo compositore che adoro. Scriabin è conosciuto per alcuni dei suoi brani che sono famosissimi. Basti soltanto pensare allo studio che Vladimir Horowitz ha suonato, l'appassionato, insomma, che tutti in un modo o nell'altro abbiamo ascoltato. Però ancora non si conosce del tutto, forse proprio perché ha questo, non ha soltanto questo che di passione, che veramente fa parte di lui, perché è appassionato sì della musica, ma anche della vita e soprattutto del significato che c'è dentro la musica e dietro la musica. E quindi probabilmente le sue opere, andando più avanti, quindi verso le ultime opere, le ultime sonate, il poema Vers la flamme, piuttosto che gli ultimi pezzettini brevi, diciamo che lì bisogna andare a fondo anche alla sua teoria sulla vita e su quello che è l'essere umano, che cos'è il creato. Quindi diciamo che c'è bisogno di andare un attimo in profondità. Questo era quello che lui voleva, e forse è per questo che è un compositore che ancora non si comprende appieno. Con Scriabin nasce quando ero più o meno teenager, ho iniziato a studiare alcuni dei suoi brani e poi l'ho un po' abbandonato, ho fatto delle piccole cose qui e lì, e da qualche tempo invece sono andata più a fondo alla sua vita, al suo pensiero soprattutto, affascinata dalla teoria dei colori. Poi ho scoperto che in realtà c'è un mondo infinito dietro questo compositore. Il suo linguaggio cambia enormemente dalla sua prima opera all'ultima, e lì ho capito veramente che mi interessava fare un lavoro serio sulle sue opere, soprattutto sulle ultime, ma anche su tutte le sonate, su tutto il corpus che attraversano la sua vita, perché in realtà io posso esplorare a fondo tutto quello che riguarda la dinamica e anche la gestualità al pianoforte.